speranze. I miei desideri si stanno avverando. Grazie, grazie. Lo sapevo che avresti capito. Un monumento ti faccio. Un monumento, fatti più là. Jack, dammi un figlio e ti regalo tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi. Oh, Marietta, mamma mia, come sei secca. Ma che fai? Magni, magni, dimagrisci? Non ci avrai mica il verme solitario. No, sono Mosca. Prendetemi. Ma chi sei? Eh? Chi sei? Sono il cesso, sono la perdizione. Lasciami, capelli, i capelli. Sono molto grande, sono dall'oro. Lasci stare, mi rialzo da me. Mi spieghi piuttosto che fine ha fatto Marietta e che ci fa lei qua. Si calma, don Lollo. Ora ci spiego, siccome io veni qua per portarci una forma di pecorino, sa, un pensierino per riconoscere. La ringrazio molto. Ma che c'entra Marietta con il pecorino? Ecco, don Lollo, siccome il tempo era cattivo, sua moglie mi permise di restare qua, tanto il letto libero era. Libero? E perché? Dov'è Marietta? Ah, ecco, e siccome Marietta credeva di essere sua figlia, lei lo sa, vero? E allora, quella poverina... Basta così, ho capito tutto. Adesso la poverina non vuole più dormire nel letto della serva, ma con la madre. Vuole dormire con la madre. Quella ragazza la testa si montò. La testa si montò. Adesso ci faccio vedere io. Aspetti, che fa? Lei si faccia i cazzi suoi e se ne va dal letto. A cuccia. Mia moglie. Non deve assolutamente sapere che sono qua. La trattenga. A qualunque costo la trattenga, non la faccia muovere, va bene? Non... Si faccia i cazzi suoi. Senz'altro. Marietta, oh Marietta, zitta, zitta, non parlare, mi ficco sotto, zitta Marietta. Signora, anche lei sente quel rumore? Io niente senti. A me pare che vengano di là. Senta signora, io la debbo trattenere. A me? E perché? Boh, non si sa. Aiuto! Aiuto! Zitta, aiuto! Non mi sputtanare. Lollo, ma che fai, sei impazzito? Io voglio un figlio, un figlio! Con mamma. Con mamma. Con mamma. Madonna mia. Insomma, si può sapere dove è Marietta, eh? Dove l'avete nascosta? Tu mi dicesti di dirci la verità, Marietta. Beh? Beh, ce la dicemmo e lei una bestia diventò. Se ne andò. Scappò. E dove andò? Boh. Marietta. Sia lodato il cielo, sei tornata. In giro da notte. Ci ho ripensato, accetto. Ma lo faccio per i soldi, per riavere mio figlio. Ma... proprio decisa sei? Sì, ormai ho fatto 30. E adesso fa 31. E certo, si fa sempre 31 dopo aver fatto 30. Il fazzoletto ce l'ho e me lo metto e me lo... Bello ti sei fatto. Bello, presentabile, lo sai com'è strana quella. Per un fatto di educazione, più che altro. Eppure il profumo ti mettesti. Per forza, quella puzza. Amore mio, tu lo sai benissimo, questa per me è come un'operazione chirurgica. Sì, vestito così. E che mi dovevo mettere il camice bianco e la mascherina? E poi l'hai detto tu stessa, prima finisce sta storia meglio, è per tutte e due. Sì. Non fare storie, su. Hai ragione. Ma... va pure. Liuzza. Opera. Liuzza. Ha visto? Un pelo. Meno male che non sono accorto. La carne proibita deve toccare dall'alto del cielo che si salva. Se questo sacrificio deve fare, mio Dio non lo deve abbandonare. Avanti. Se vuoi il piacere lo devi.
addormentare ora però. E oggi il burro devi commettere. Eccoci qua. Pentita? No, piuttosto si è lavato. Come? Sì, perché mi sono un po' schifiltosa, sa? Come mi devo mettere? Beh, queste non sono cose che si possono programmare. Vengono così, al momento, spontanee. Però un minimo di calore ci vorrebbe, che diamine. Intendiamoci, io non è che voglia divertirmi come un pazzo, ma un minimo di collaborazione, ecco. Garason, avanti, si accomodi. Allora, come mi devo mettere? In discesa, possibilmente. Marieta, Marieta, quanto tempo ci è voluto, Marieta? Quanto sei buona! Dammi un figlio, Marieta, rendimi finalmente padre! Bene, bene, lo vedi? Provi piacere anche tu! Te lo dicevo io che viene spontaneo! Sì, sì, tieni, Marieta, tieni! Urra, non aver paura, urra! Guardi che mi non gemo di piacer, nego manco voglia di urlare. Mi sto zitta e basta. Come stai zitta? E allora chi è? Viene da là, forse sei la signora poeta. Rosalia? Oh, mamma mia. Ora, oh, pure deve commettere, tuo Dio mio, non lo devi permettere. Ora, se il demonio della lussuria qui deve entrare, tuo signore lo deve scacciare. Se la carne per il vita deve toccare dall'alto di cielo, deve salvare. Se questo non è niente, possiamo ricominciare. Ma la signora non piange. No, ma che piange? Anzi, ride la signora, ride. Marietta, tu ti sfogo. Marieta, non sentire, non c'è nessuno, siamo noi due soli. Oh, su, su, che fai qui? Vieni via, vieni via. Lascialo lavorare in pace. Tra poco tutto sarà finito. Sta buona, amichezza mia. Vieni via, più si concentra e prima finisce. Non badare, siamo soli. Soli. Ma che soli? Mi sembra di stare in mezzo a un funerale. Schifo, schifo! Mi fai schifo! Ma come? Hai una moglie che ti adora, una santa, che in questo momento sta soffrendo le pene d'inferno, e tu te ne stai a letto con un'altra donna, sotto lo stesso tetto! Oh, carogna! Soltanto una carogna come te si poteva comportare con tanta abiezione! Mi fai schifo, mi vergogno, ma schifo, schifo! Oh! Venne a prendere un tranquillante per Rosalia, perché si sente male. Lasciate stare, ci penso io a Rosalia.